Allora vi faccio l'esercizio, il calcolo della superficie della sfera, data una sfera di raggio R, quindi l'ho disegnata qui, fatto un po' di disegno prima, di raggio R, fisso il centro del sistema delle coordinate nel centro della sfera X, Y, Z. E come prima cosa vi dico questo, che trattandosi di una superficie, cioè devo calcolare la superficie della sfera, che sappiamo che è 4π greco raggio al quadrato, però da calcolare. Una superficie si può esprimere sicuramente, si può parametrizzare scegliendo due variabili, quindi u e v in generale, quindi raggio vettore, cioè le coordinate di una superficie, x, y, z della superficie. Si possono esprimere in funzione di due variabili perché si tratta di superficie, quindi due gradi di libertà. Se noi effettuiamo una variazione stando sulla superficie, cioè facendo variare la U e tenendo costante l'altra variabile V, avremo un arco, diciamo, di R U, ve l'ho scritto io così. Se invece facciamo l'altro, che teniamo U costante, effettuiamo una variazione rispetto alla V, abbiamo un altro arco di RV che li possiamo approssimare con dei vettori, quindi di RU e di RV, quindi il prodotto vettoriale ti dà l'area, cioè è un vettore perpendicolare a questo, però il modulo ti dà l'area di questo parallelogramma qui, quindi che è l'area della superficie elementare, quindi la norma del prodotto vettoriale di RU per DRV ti dà il valore della superficie elementare di S disegnata lì. Quindi scriviamo direttamente la formula, quindi qui in generale, quindi V, volume della sfera integrale esteso nella sfera, siamo qui sfera, scegliendo per la sfera come parametri, per parametrizzare la sfera scegliamo gli angoli θ e l'angolo φ, in cui il raggio è costante, ma perché siamo sulla superficie, raggio R come modulo, diciamo così, facciamo così, modulo è uguale sempre a R, e quindi parametrizzando la superficie sferica in coordinate sferiche, abbiamo x uguale R per sen θ qui per coseno φ, R sen θ per coseno φ, y uguale sempre r sen teta qui però per seno phi l'altra, r sen teta per seno dell'angolo phi, e z uguale r per cosen teta. Quindi scriviamo in coordinate sferiche. Quindi applicando, cioè questo che vi ho scritto prima, praticamente il volume della sfera come la somma di tutte queste superfici, quindi come integrale di dru, sì, dru, però dru lo scrivo come dr su du, che nel mio caso è per esempio su di teta, prodotto vettoriale, dr l'altro rispetto a v, quindi su dv su l'altro, quindi la v mia è la φ su di φ. Qui avrò per di teta, qui avrò per di φ, però li scrivo dopo, quindi di teta di φ. Devo fare questo integrale rispetto a due variabili, quindi integrale doppia di teta di phi, in cui teta e in cui phi assume valori tra 0 a 2π greco, invece teta tra 0 e π greco. Quindi nella figura phi deve fare tutto il giro, invece teta il meridiano da 0 a π greco. Ok. Continuiamo a calcolare. Devo calcolare prima il prodotto vettoriale di R su di teta e il modulo di R su di teta e di R su di phi. Cerco di farlo direttamente, ce la faccio qua. Quindi DR su di teta per DR su di phi. Cioè dopo faccio il modulo, prima faccio il prodotto vettoriale. Quindi con la definizione del prodotto vettoriale I, jk, quindi qui dr su di teta, qui deve mettere la prima, dx su di teta, dx su di teta deve essere teta cosen teta, quindi r per cosen teta per cosen phi,
sto facendo la derivata rispetto a teta, poi ho dy su di teta, quindi r cosen teta sen fi, cosen teta seno fi. Questa è la seconda coordinata, quindi j, e la terza devo fare di r su di teta, quindi meno r sen teta, di r cosen teta, meno r sen teta. Questo è k. La stessa cosa rispetto a φ, quindi di r su di φ, quindi di x su di φ meno sen φ qui, quindi meno r seno teta per seno φ. Derivata rispetto a φ qui cosen φ, quindi r per sen teta per coseno φ. Derivata qui rispetto a φ, φ non c'è, quindi 0. Uguale a questa qui, quindi davanti a i verso ora, scriviamo così, avrò questo per questo, cioè cancellando riga e colonna, quindi questo per questo è 0, meno questa qui. Meno per meno più, quindi r quadro sen quadro teta, r quadro sen al quadrato teta per coseno fi. Per coseno fi. Quindi con i ho finito. J invece, cancellando colonna e riga, ciò questo è 0 e avrò questo per questo qua. Quindi meno, un meno c'è qui. Poi un meno c'era nella diagonale, quindi viene meno, e quindi avrò meno per meno un altro più, degli altri due meno più, quindi mi verrà con più comunque tutto quanto, quindi più r quadro sen quadro teta sen fi, r quadro sen quadro teta seno fi. Questa quindi lo chiudo qua. Questa era la J per J. Più invece K, lo metto davanti o dietro, è uguale. K che moltiplica, cancello questo con questo, c'ho questo per questo, meno questo per questo. Adesso cerchiamo di saltare qualcosa. Qui c'ho cosen teta, r quadro, cosen teta, sen teta, anche qui c'ho cosen quadro, quindi r quadro, sen teta, coseno teta, è in tutti e due, no? Quindi l'ho messo in evidenza. Quindi qui c'ho cosen quadro fi, poi qui c'ho meno con meno viene più sen quadro fi, cosen quadro fi più sen quadro fi fa 1, non lo scrivo, quindi viene questo l'altro termine. Quindi faccio il modulo, adesso c'è la norma. Dr su di teta per dr su di fi è uguale questo al quadrato più questo al quadrato più questo al quadrato. Quindi qui questo al quadrato era la quarta. Lo raccolgo perché intanto sta dappertutto. Era la quarta. Viene sen alla quarta teta, cosen quadro fi. Cerchiamo anche qui di saltare qualcosa. Qui sen alla quarta t, teta, cosen quadro fi. Qui sen alla quarta teta, sen quadro fi. Quindi raccogliendo sen alla quarta teta, cosen quadro fi più sen quadro fi, ti dà 1, quindi non lo scrivo, mi basta questa. Quindi in questo modo ho scritto i primi due termini. Ho scritto sia questo che questo qui. Quindi ho finito con i primi due termini. C'è l'altra, più r alla quarta, sen quadro teta, cosen quadro fi. Sen quadro teta per cosen quadro teta, quindi questo è il quadrato, sen quadro teta per cosen quadro teta, raccogliendo sen quadro teta qua uguale r alla quarta sen quadro teta. Adesso quindi questo termine qua era qua. Adesso, raccogliendo sen quadro teta qui, avremo sen quadro teta più cosen quadro teta, poi che da 1, quindi non c'è bisogno, quindi finisce qua. Quindi, questa è la norma, però la norma è la radice quadrata in realtà di questa, perché la norma, la radice quadrata della somma dei quadrati di tutte le
di tutte, cioè, le coordinate al quadrato, quindi qui c'era una radice al quadrato, no? Quindi una radice quadrata, e quindi viene r al quadrato sin teta, che tante volte la prendiamo a pronta, però l'abbiamo calcolato. Quindi adesso il volume, quindi integrale di questo di teta di fi, perché l'abbiamo già calcolato. Quindi il volume della sfera, V uguale integrale, quindi R quadro sen teta di teta di fi, R quadro per sen teta, che era la norma, per di teta per di fi. Estesa questa in tutta la superficie della sfera, no? Estesa nella sfera. Quindi Phi è tra 0 e 2π greco, integrale 0, 2π greco di Φ, intanto cioè mettiamo anche R quadro in evidenza, R al quadrato di Φ qui, integrale invece θ varia tra 0 e π greco, tra 0 e π greco, sen θ di θ, seno θ per di θ. Uguale, integrale di φ è 2π, è φ, quindi 2π greco, 2π greco raggio al quadrato, e moltiplica integrale di sen teta, cosen teta, scriviamo piano piano, cosen teta tra 0 fino a π greco. Qui il cosen di π greco è, cioè deriva di sen teta, però è meno cosen teta, quindi mettiamo meno davanti. Quindi cosen di π greco è meno 1, meno qui meno un altro 1, meno davanti, questo viene 2, quindi questo pezzetto qui ti verrà uguale a 2, cioè meno 2, quindi meno 2 per meno 2 viene 4, quindi uguale 4 pi greco raggio al quadrato. Quindi abbiamo calcolato la superficie, l'area della superficie sferica di raggio R, quindi 4 pi greco R quadro, utilizzando sicuramente questo metodo del prodotto vettoriale, cioè di parametrizzare la superficie avendo la superficie 2 gradi di libertà, quindi trovando i due parametri, scrivendo il prodotto vettoriale e così via. Quindi finisce qui. Il numero di telefono mio 340 90 10 279, mi potete trovare anche a Facebook Vladimir Costuri. Vi invito a iscrivervi nel mio canale. Nel prossimo continuiamo a fare, per esempio, la superficie conica nel prossimo esercizio. Quindi finisce qui, mi raccomando, iscrivetevi al canale.